Sono l'ultima persona a poter parlare, però mi devono spiegare dove è stata Liliana per 20 giorni o come ha fatto il suo corpo a conservarsi così. La logica si scontra con l'idea che lei possa essere rimasta in quel boschetto così a lungo. Sarebbe stata divorata dai topi, dai cinghiali, dagli insetti. Claudio Sterpin ripete questi pensieri da mesi. L'uomo crede che Liliana, la sua amante, sia morta lo stesso giorno in cui è sparita, il 14 dicembre del 2021. Liliana Resinovic è la dipendente regionale in pensione scomparsa il 14 dicembre del 2021 e trovata morta il 5 gennaio del 2022 presso l'ex ospedale psichiatrico di Trieste. La procura ha chiesto l'archiviazione del caso come suicidio. La famiglia di Liliana si oppone, credendo che le sia accaduto qualcosa di peggio, e chiedono che le indagini proseguano. Tra pochi giorni il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se disporre nuovi accertamenti o archiviare definitivamente il caso. Tra le cose poco chiare c'è la data di morte della pensionata. Per i consulenti della procura sarebbe morta 2 o 3 giorni prima del ritrovamento. Lo si evince dai dati dell'autopsia, che sono stati contestati dall'amante, dal marito Sebastiano Visintin e dal fratello Sergio Resinovic. Ma la procura, dopo aver esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ha stabilito che Liliana sarebbe andata nel boschetto la mattina della sua scomparsa per suicidarsi, una ricostruzione che contraddice i risultati dell'autopsia. Come sono andate le cose? Liliana era contesa da 2 uomini, tra i quali non corre buon sangue. Il marito non crede neanche che sua moglie e Sterpin avessero una relazione. Però l'ultima persona che Lily ha sentito prima di scomparire è stata l'ex alpino. La donna lo ha avvertito che sarebbe arrivata in ritardo al loro appuntamento, perché prima di andare da lui doveva passare in un negozio di telefonia. Cosa che non ha fatto. Perché? Era solo una scusa, come sospetta la procura? O ha incontrato qualcuno lungo la strada? Liliana era una donna molto riservata. Raccontava poco di sé. Questo ha complicato le indagini, che si sono focalizzate su un ristretto numero di persone. Per Claudio, Liliana aveva tanti corteggiatori, uno dei quali l'aveva importunata mentre faceva la sauna con il marito. Evidentemente glielo aveva raccontato lei. Sterpin ha rivelato questo dettaglio in TV. Non se ne trova traccia negli atti investigativi. Anche l'amica Gabriella ha confermato il fatto. In una occasione, presso una sauna, uno sconosciuto avrebbe allungato la mano verso di lei. Ma Sebastiano ha negato, o comunque non si è accorto di niente. Ha sottolineato. Sono 30 anni che vado in sauna lì. Con Liliana ci saremmo andati 1 o 2 volte al mese. Ci si conosce tutti. Liliana me lo avrebbe detto se qualcuno l'avesse guardata in maniera differente. Bisogna provare le cose che si dicono. Quando si parla, quando si dicono certe cose, bisogna provarle. Perciò non ci sarebbe un misterioso terzo uomo nella vita di Liliana. Almeno secondo il marito, che attacca Sterpin per averlo insinuato. Tra i due, nel corso dei mesi, ci sono stati continui alterchi. Ma c'è un punto su cui sono d'accordo. Liliana non si è suicidata. Anche Veronica, nipote della vittima, si è opposta alla richiesta di archiviazione. La ragazza ha riferito che sua zia, un mese prima di scomparire, le aveva promesso di organizzare una grande festa per la sua laurea. Un altro elemento che dimostra come Lily pianificasse il futuro. Tra gli elementi citati nella richiesta di opposizione presentata dai legali di Sergio, c'è l'analisi del rapporto di Liliana con Claudio. I due, per messaggiare, usavano un linguaggio cifrato, usavano i numeri al posto delle lettere e si scambiavano messaggi d'amore con delle sigle. Dettagli che confermano che tra loro c'era intimità e complicità. Lei era felice di questa relazione, che, secondo Claudio, sarebbe rimasta segreta per poco. Adesso la parola spetta ai giudici.